fortissimo, perché ha portato tanto lavoro, tanto benessere ai concittadini. Un'altra riflessione l'ho fatta. No, noi eravamo 1500 abitanti, negli anni 60, 70, 850 persone non c'erano più sull'area di Montegno. Quindi abbiamo avuto uno svuotamento totale e poi si sono trascinati anche altre persone perché proprio c'è lo svuotamento. Quindi il benessere che queste persone hanno dato, hanno investito anche sulle nostre strutture, le nostre case a Montegno, e oggi Montegno è anche bello e ristrutturato per questo. Ci abbiamo avuto degli anni meravigliosi e vi ricordo con piacere Prendenga, signore Binaldi, la famiglia, i figli, che sembrava Monte Carlo, Monte di Nord, più che un paesino, però tutti i paesi intorno ci invidiavano. Quindi forse magari non è perché adesso faccio l'amministratore, è perché forse è mancato qualche cosa, che questo era talmente generoso, signor Luca, è mancato quel legame costante con la nostra amministrazione per poter magari anche investire sul posto. Questa cosa abbiamo portato per tanto tempo, c'è stato e adesso che ne parliamo, però purtroppo non si è fatto. No? Togli il microfono, togli. Quindi è un punto negativo. Nessuno è riuscito, c'è stato, però è stato leggero, labile, cioè non c'è stata una vera legame di facciamo un investimento che non poteva essere il fumetto, ma altre attività, forse non era facile forse capirlo, no? C'era stato un tentativo. Però io dico pure questo, dopo la morte di signor Duca, noi abbiamo avuto un altro vuoto, cioè Madame Simone, con tutto il rispetto, che è stata una grande donna per signor Duca, noi abbiamo perso quel tempo, cioè l'abbiamo proprio dimenticato. E quindi fare le varie proposte, perché questa è una proposta, la vostra è un'altra proposta, cioè dire andare a fare una richiesta alla fondazione, quindi è fattibilissimo. Però prima noi dobbiamo leggere il libro, perché l'Antonutti chiarisce molti di questi aspetti di cui stiamo parlando. Le persone che vivevo, alcuni familiari importanti, dei direttori Dardi e Bemecca, e tutti le persone che hanno lavorato con la casa di 10 diverse o coloro anche che stanno qui e non c'è ancora stato, che sicuramente hanno beneficiato per periodo di un momento bello, questo vuol dire che forse poi dopo siamo illusi che potremmo continuare. Io ho i soldi di mezzo, noi stiamo ricordando la figura di Cino del Duca e della signora. Io ho avuto solo un rapporto sentimentale perché non ho mai lavorato per loro. È chiaro che il paese vorrebbe sempre avere, si gusta sempre a denaro, cioè, ma però, no, Fina, però una, un po' di stonatura sembra che si vada a cercare la negatività laddove oggi quello che voleva dire Antonio, perché ne abbiamo parlato a lungo, prendere la casa di Del Duca, no? Ristrutturarla, è un progetto, mettere all'interno un piccolo museo della stampa, compresa una cosa, ma questo in collaborazione, non è che noi chiediamo i soldi, noi il progetto lo facciamo comunque. Dicevamo, ci domandavamo, possiamo chiedere una collaborazione anche alla fondazione? Ma sì, la potete chiedere. Tutto qui. Non chiedere non costa niente. Perché, grazie a Dio, di soldi ancora ce l'abbiamo. Però a noi fa piacere anche averlo, un piccolo museo della stampa, molto di noi. Questo è stato un fenomeno che, insomma, ancora si studia. Se c'è stato un fenomeno territoriale straordinario. Eccezionale. Oggi nessuno più aveva 5 milioni di copie a settimana. Una fortuna, se moriamo da mandibola forse magari
dico, vissuto da consigliere comunale. Loro devono fare l'incinzione del campo sportivo. Ma sai, Antonio, scusa se ti interrompo, ma erano altri tempi. Oggi si pensa a fare musei, ricordi, ma vent'anni fa non c'era il faccio ancora, capito? Sì, no, dicevo pure il nuovo. Si chiedeva lavoro ancora. No, io so che si sta andando, comune di Parigi. Oggi invece siamo molto più concreti e vogliamo un museo, insomma